Salve a tutti ragazzi, benvenuti a questa ottava puntata di Minecraft con Modpack Vault. Sono sempre io, Mr. Tyke, e in questa puntata vedremo come fare le Enrichment Chamber. Eccolo qui, sì, ecco, mi stava sfuggendo il nome. Bene, nel frattempo che c'è stato questo distacco tra una puntata e l'altra, tra la settima e l'ottava, io mi sono portato avanti con un piccolo lavoro. Nel senso, vi avevo parlato nelle altre puntate di fare una stanza dove contenere motori e vari, diciamo, attrezzi, come vari oggetti come batterie e via dicendo. Vi avevo detto di farla più lontana possibile, però diciamo ho preferito farlo sotto il pavimento. Di solito faccio così, così almeno faccio vedere comunque è qui, così almeno sfruttiamo sempre la stessa scala. Questa è la stanza dove metteremo le batterie e generatori vari, e qui praticamente si riempirà in base al nostro utilizzo delle varie fornaci, vari attrezzi. Si riempirà di cavi, così che almeno quando ci servirà qualcosa basterà bucare il pavimento e uscire col cavo che porta la corrente. Ecco, per questo ho deciso di farlo semplicemente qua vicino, e poi anche per il problema che se l'avessimo fatto troppo lontano poi ci sarebbero voluti troppi cavi e quindi troppe pelli per fare i rispettivi cavi. Nel frattempo che scavavo, che stavo rifacendo il pavimento, scusate, oggi mi impallo, più del solito, ho trovato una piccola miniera. Infatti ho lasciato qui il buco, e poi magari inseriremo delle scalette e andremo a visitarla. Penso che sia quella che si trova, quella miniera che si trova sotto, dove abbiamo piantato gli alberi, dove si sentono sempre i mob, o comunque quella che dovevamo andare a esplorare, ecco. E quindi poi vedremo dopo. Nel frattempo saliamo. La stanza per oggi mi sa che non la utilizzeremo, perché la utilizzeremo con i primi generatori. E faremo questa come in questa puntata, come ho già detto, l'Enrichment Chamber. L'Enrichment Chamber praticamente serve per produrre dei dust. I dust cosa sono? Sono praticamente il materiale grezzo polverizzato. Posso farvi vedere qualcosa, ad esempio con allora, eccolo qui. Allora, lo steel dust, aspetta, si poteva vedere anche in un'altra maniera. Aspetta, aspetta, aspetta. C'era il sistema per farvi vedere almeno un dust, così almeno. Un dust, dove posso farvelo vedere? Adesso non mi viene in mente dove farvi vedere un dust, forse col platino. Eccolo qua. Il dust praticamente è una forma, diciamo, a goccia. E dicevo, è proprio il materiale grezzo che viene polverizzato. Cosa fa l'Enrichment Chamber? Perché i dust comunque possono essere prodotti alla stessa maniera, semplicemente un blocco. Un dust che poi cucinato viene un lingotto. E voi mi direte: eh sì, vabbè, ma cosa serve? Basta semplicemente produrre, cioè sciogliere automaticamente il blocco grezzo. No, in alcuni crafting serve appositamente il dust. La differenza tra il crusher e l'enrichment chamber, che il crusher praticamente, come ho detto, prende già un blocco grezzo e ne trasforma in uno di dust. L'Enrichment Chamber fa una selezione migliore, nel senso lo riesce a tritare e nello stesso tempo riesce a prendere tutte le parti buone, quindi fa due dust. Quindi da un blocco grezzo si riescono a produrre due dust e quindi due lingotti. E questa cosa è buona, diciamo, perché è quasi come uno sdoppiamento. Non so se l'Enrichment Chamber funziona su tutti i materiali, comunque sui nostri principali può servire. Il crafting l'avete già più o meno visto, e si vedono già dei componenti nuovi. Ad esempio, il Rinchen Alloy, che viene prodotto con un lingotto di ferro e 4 di redstone attorno, e un blocco di steel. Vabbè, lo steel lo conoscete, basterà mettere 9 di steel. Poi il control circuit. Il control circuit praticamente ci vogliono 4 di platino intorno. Adesso abbiamo scoperto a cosa serve il platino. È un enriched alloy al centro, scusate le pronunce. L'unica cosa che però abbiamo semplicemente 5, noi se non sbaglio, di platino. Sì, 5, ce ne servono 8. Nel frattempo, ah, dimenticavo, man mano che ho scavato io ho tenuto tutto nell'inventario, non ho messo niente nella cassa, e ho trovato, diciamo, a parte un casino di terra e la cobble che poi ho riutilizzato lì.
Ho ucciso delle vacche e adesso vi faccio vedere il perché. 13 di ferro, 13 di copper, 5 di tin, 12 di argento e varie altre cavolatine varie. Ho ucciso parecchie vacche perché, vacchie, perché ho allargato il recinto visto che cominciavano a scappare e adesso ce ne sono abbastanza di più. Quindi cominceremo sempre di più a farla accoppiare e man mano avremo sempre più mucche, pelle e carne. E cosa ho fatto nel frattempo, visto che si sta facendo anche buio? Visto che serviva il platino, ho dato un occhio al volo e ho visto che qualcosa di platino, un occhio al volo al canyon, e qualcosa di platino ci dovrebbe essere. Quindi mi sono munito di piccone e sono sceso giù a dare un'esplorata al volo. E adesso non ricordo se per fare il platino ci voleva il piccone di ferro, quindi andremo a craftare un attimo il piccone di ferro. Ah! E mi direte magari perché non fa il Paxel? Perché ho notato che il Paxel ha consumo di materiale, l'ho notato tardi. Ha consumo di materiale, alla fine de è ad efficienza non è abbastanza equilibrata, quindi si consumano più materiale rispetto all'efficienza che ha. E quindi ho deciso magari di fare come si fa sempre e di produrre mano a mano i componenti. I componenti, ad esempio il piccone di ferro, l'ascia e la pala separatamente, quindi così almeno ci durano di più. Facciamo del ferro se già non lo abbiamo, vediamo un po' se l'avevamo, sì l'abbiamo, perfetto, 1, 2, 3. Bastoncini, sì, qualcosa. E mettiamo, ah, c'avevo anche della carne perché prima stavo morendo di fame e non sapevo dove avevo messo la carne. Facciamo un po' anche di carbone perché ci servirà dopo per fare tutto quello steel. Quindi, ok, mettiamolo a fare, mettiamocene ancora uno. E dobbiamo craftare, abbiamo detto, il piccone di ferro, anche se non sappiamo se ci serve realmente. Però prevenire è meglio che curare. Ta-tam! Perfetto, questi semi li mettiamo via. Sì, io sto togliendo la roba che mi serve. Siamo un po' pieni, però vabbè. Andiamo a dormire nel frattempo, visto che si è fatto buio, così almeno appena farà giorno possiamo andare a esplorare questo magnifico canyon. Io ho dato un occhio al volo, non ho preso nessun materiale. Allora, qua nel frattempo si sta facendo il carbone. Perfetto, andiamo. Sperando che non ci sia nessun creeper nelle vicinanze. Dai, su, morite sti zombie, non ce ne voglio. Voilà, meno uno, meno due. Non ti ammazzo, non sei pieno. Un creeper laggiù, perfetto. Ho fatto queste scalette qui per scendere. Ah, sì, ho preso semplicemente un blocco solo di rame grezzo per salire, per fare le scalette. Comunque, vedete che siamo già pieni di minerali. Siamo comunque, perché già soltanto per entrare. E poi qui c'era un muretto che ho buttato giù e ho fatto questa scaletta per scendere nel canyon stesso. Ta-da! Siamo nel canyon e come ripeto, vedete ci sono parecchi, ma veramente tanti minerali per fortuna. Mentre camminavo dicevo quasi quasi faccio la casa qui a tappo il tetto. Tappo il tetto, faccio la casa qua dentro perché è veramente bellissimo. Mi piace tantissimo questo canyon. E ho visto, ecco qui, già c'era del platino. Vediamo un po' se si poteva fare col piccone di pietra. Sì, si può fare anche col piccone di pietra. Wow, ce n'è abbastanza. Ecco, io ne avevo visto dell'altro, quindi possiamo prendere tutto questo. Ce ne serviva semplicemente tre. Però raccogliamolo tutto. Prendiamo solo il platino questa volta. Ta-ta-ta! Ta-ta-ta! Ok, saliamo su. Tin, copper, copper. Ah, qua ho rotto anche un cubetto per andare più avanti perché avevo visto che qua c'era dell'altro platino. Quindi raccogliamo anche questo e via. Oggi ci facciamo gli specialisti della raccolta del platino. Ce n'è abbastanza, ragazzi. Ma ce n'è veramente abbastanza. Perfetto, ragazzi, perfetto. Raccogliamo anche questo tin, giusto per infilarci qua dentro. E quindi magari ci portiamo avanti anche per i prossimi macchinari. Perché. Wow, bene, 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 bene. Perché vedo che il platino, ho dato due occhiate, serve per parecchi macchinari importanti. Perfetto, abbiamo fatto il carico di platino. Intanto mi hanno incastrato e vabbè, andare a vedere lassù, vai, diamo un'occhiata, ormai siamo scesi. Col piccone anche se non si fa. Vediamo.
Ah, c'è quel minerale verde, ancora non so cosa serve, però presto spero che lo scopriremo, lassù ce n'è dell'altro. Tattariran. Oh! C'è un cubo solo, non riesce a salire. Si è imbriacato. Ok. E basta, qua non c'è più niente. Ferro, 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 ferro. Basta. Torniamo a casa e cominciamo a fare questo benedettissimo crafting. Sì, ma questa acqua mi sa che deve fare una brutta fine perché io non posso fare sempre salta salta. Voilà, ciao ciao. Lava le pietre per bene. Perfetto, sotto c'era soltanto del copper. Ahimè, che sfortuna. Oh, ma perché non riesce a saltare dentro un buco soltanto? Ok. Spada alla mano. Carne di zombie. E torniamo. Oh, te hai visto che sei fuori? Fai una brutta fine. Una pelle. Bene. Preziose pelli. Guarda, guardate ragazzi, io non sono mai stato così ricercatore di pelli come in questo modpack. Perché, diciamo, oltre che fare armature varie e piccole cose, selle e via dicendo. Le pelli per me non sono servite ad altro. Adesso con questo modpack, dove servono per i cavi, veramente sono essenziali. Allora, qui abbiamo fatto 15. Perfetto, quindi direi che ne abbiamo abbastanza. E dobbiamo cucinare 8 di platino. Bene, ne abbiamo 17, ragazzi, ne abbiamo fatto abbastanza, dai. Io ero partito per prenderne soltanto 3. E ci mettiamo, dai, uno di carbonella. Carbonella, carbonella. Posiamo tutti i materiali. Anche se dopo li riprenderemo sicuramente. E tatarà. Non ne posso più. Ah, dobbiamo fare quelle benedettissime casse perché sennò qua ci mischiamo tutto quanto e non va bene. Ok, la carne la mettiamo a posto. E dobbiamo semplicemente. Allora, qua sta facendo il platino. Vediamo un po' se c'è qualcosa da fare. Nel frattempo il ferro sicuramente serve. La redstone sicuramente serve. E ancora un po' di ferro che è qua, prendiamo questo qua che ce n'è di meno, ci servirà. Allora, abbiamo detto, per fare l'enrichment chamber dobbiamo fare 1, 2, 3, 4, quindi 4 di quei cosi lì che non ricordo come si chiamano, enriched alloy, boh, che cavolo sa cosa serve, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Devo andare a fare anche della redstone perché qua sta cominciando a scarseggiare. Sì, 5. E per fortuna 4 direttamente di ferro. Per fortuna, ma per sfortuna nostra. Ok, poi sì, io intanto chiudo qua che potevo semplicemente cliccare. Abbiamo fatti 4. Poi vabbè, 2 di redstone ce l'abbiamo. Control circuit, dobbiamo farne ancora 2. Ecco, quindi dobbiamo sciogliere anche del ferro. Vediamo un po' se c'è altra roba da sciogliere, così almeno nel frattempo mettiamo tutto a sciogliere. E dobbiamo sciogliere, beh, bisogna sciogliere parecchio ferro, quindi 9 di ferro perché ci serve per fare questo, quindi 9 più altri 2, quindi 11. So contare e questo già è un buon segno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sì, ma io riconsumo automaticamente la carbonella che ci serve, vabbè, al limite usiamo il coal, non usiamo, fa niente, via. Dobbiamo fare, sì, intanto mettevo pausa per sbaglio. Allora, questi qui li abbiamo fatti col platino, eccolo qui, dobbiamo fare il control circuit, due control circuit, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ora, due di questi qui e abbiamo fatto due control circuit, perfetto. Sembra abbastanza semplice come crafting. Intanto prendiamo il ferro. Plin plin. Facciamo questi due qui e rifacciamo un altro enriched alloy, o come si chiama lui stesso. Ancora uno. Voilà.
Poi dobbiamo fare, abbiamo detto, il blocco. Oh, sempre stoppato. Oh, ah, mi sbaglio perché devo schiacciare ESC, schiaccio ESC. Ok, abbiamo tutto quanto, ci manca soltanto lo steel block. Quindi dobbiamo aspettare che finisca di fare il ferro. Intanto prendiamo anche i cavi, già ci siamo, perché penso che ci servano. Verbi. Basta. Ok. Quindi mi sa che lo faremo soltanto col coal, dobbiamo consumare tutto quanto il coal. Sì, lo facciamo soltanto col coal, se no sfruttiamo prima la carbonella e poi quello che rimane usiamo il coal. Voilà. Qua si è spento, maledettamente. Maledetto! Allora andiamo a prendere un po' di... andiamo a prendere un alberello, così almeno il poco che ci rimane ci facciamo del carbonella. Dai, la svelta, che sennò finisce di fare il ferro lì. Poi bisogna risparmiare. Ecco, dicevo, la miniera che c'è qua sotto a questo arboreto. Il tempo. Perfetto. Voilà. Quindi così almeno ci faremo altri 6 di carbonella. E nel frattempo dobbiamo fare allora un po' di questi. Dobbiamo farne 9. Oh cavolo. Ragazzi, cerchiamo di usare la carbonella, perché così, perché il carbone, cioè, ce n'è abbastanza nel canyon, però è meglio non utilizzarlo, perché per fare determinati attrezzi serve per forza il carbone, non la carbonella, quindi più ne risparmiamo e meglio è. E adesso poi non so se avevamo visto che per fare per generare corrente per generare corrente da mettere nelle batterie, se non sbaglio, se andava solo il carbone o bastava anche la carbonella, non lo so. Poi proveremo. Dai, facciamo soltanto questi due qua e mettiamo a sciogliere qualcosa. Anche se, boh, ho fatto una cavolata secondo me. Andiamo a prendere un altro alberello al volo. Dai, su, che al volo però. Qua ci dilunghiamo ogni volta. Lo so, ragazzi, colpa mia, però se bisogna giocare è meglio giocare bene. Quattro di qua. Intanto facciamo altro. Vabbè, te quanti vuoi spegnere, spegniti, che mi sono stufato. Dai, fai sti quattro così. Fai sti quattro di carbonella. Su. E poi basta, poi non me ne frega più niente, poi usiamo il carbone anche se va risparmiato, però ragazzi non possiamo ogni volta stare 2 ore a craftare un attrezzo. Dai, su. Ah, bisogna mettere a cucinare anche lo steel dust, quindi sapevo metterlo a cucinare quello lì. 4, 8, 12, almeno ne facciamo 3 con la carbonella, dai. Che sfiga, no! Va bene così, dai. Allora, tac, e via, questo qua non me ne frega più niente, no? Fa niente, vediamo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, ho detto 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4. Perfetto. Ta-ta-ra. Lascia stare così, mettiamo a cucinare direttamente con la carbonella, via, tanto ci... oh, io sto morendo di fame, non mi avvisate, ragazzi. Si apre le casse. Voilà, abbiamo fatto il pieno. Intanto qua abbiamo anche parecchio esperienza, sto vedendo 23. Dobbiamo anche fare un tavolo degli incantesimi, ma queste qua sono cose più avanti, preferisco giocare più con le cose del modpack e poi mano a mano quelle che vengono di Minecraft originale si vedrà. Ah, bene, sì, dava anche l'esperienza, me l'ho dimenticato. E poi vediamo se facciamo una cosa magnifica, vediamo se riesco a craftare la memoria senza riguardare il crafting proprio, i recipes. Allora, nel frattempo predisponiamo anche, penso che lo metteremo qui, quindi se non ha agganci strani laterali, penso che il cavo vada messo qui.
Voilà, quindi poi posizionandolo in questa posizione dovrebbe essere ok. Anche se poi, come dicevo, il generatore a carbone e le batterie andranno portate giù di sotto, però per il momento va bene così. Quindi non facciamo caricare tanto la batteria, perché poi dopo comunque penso, visto che vengo da altri modpack, che quando demoliamo la batteria, quando distruggiamo la batteria per raccoglierla nuovamente, penso che l'energia che è contenuta all'interno venga persa, quindi non facciamola caricare molto. Qua intanto mi prende in giro come al solito, e io ti fotto, scusate il termine, e ci metto uno di questi qui. Come potevo fare anche prima, non ci avevo pensato per cucinare il legno. Ok, siamo a posto, possiamo andare avanti col crafting. Allora, facciamo il blocco di steel, sperando che abbiamo fatto tutto giusto. Bene, perfetto, steel block. Allora, se mi ricordo bene, per fare l'enrichment chamber, eccolo qui, deve mettere il blocco al centro, due di redstone, i control circuit e i quattro bottoncini qua, che si chiamano enriched alloy. Eccolo qui, Enrichment Chamber, eccolo qui. Quindi proviamo ad andarlo a piazzare, sperando bene, incrociando le... Oh, mi prendi in giro. A parte che qua non c'è entrata della corrente, quindi penso che si possa entrare dappertutto. Vediamo un po' se si può rompere questo col piccone. Ok, perfetto. E ogni volta che lo rompo mi tremano sempre le gambe. Ok, la corrente c'è, perfetto, questa dovrebbe essere la corrente. Può andare anche con la batteria, come vedete qua dal segnetto. E proviamo già a fare intanto mettiamoci due di carbonella qua dentro, sì, funziona anche con questo. E qua produce. Sì, ogni volta che si deve scaldare però ragazzi qua perdiamo sempre della roba, perdiamo. Facciamo un attimo uno di questi. Potevamo fare anche nella fornace elettrica, però già che ci siamo la facciamo qua. Così almeno facciamo produrre sempre. Cerchiamo di non farla spegnere. Dai, 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 su, che se si spegne lì si deve scaldare di nuovo. Ok, mangia, ecco, si stava spegnendo appena appena. Perfetto. Qua sta caricando. E poi la prossima volta faremo i generatori e quindi lasceremo perdere il generatore a carbone. Sì, io sempre qua che controllo. Vediamo un pochettino di fare il dust del ferro. Proviamo. Mettiamo uno. Madonna, che casino! Sembra un frigo! Oddio, ecco qua c'è la tensione che cerca di scendere, però ovviamente la batteria è carica, quindi non scende. E abbiamo due iron dust. Mettiamolo nella fornace, sì, sto vedendo la batteria, non so rincoglionito ragazzi, eh. Mettiamolo nella fornace, non la mettiamo nella fornace normale, ma va bene anche in quella lì, quindi scioglie tranquillamente anche in quella. Mettendolo nella fornace, sperando che non si scarichi la batteria. Prendiamone uno così me ne faccio vedere, ecco qui. Un iron ingot, vabbè, un lingotto di ferro, e quindi qua abbiamo 5,7 kJ di energia, e quindi con la fornace elettrica abbiamo sciolto un dust e abbiamo avuto un lingotto. Proviamo, visto che comunque un po' il dubbio mi è venuto, a scioglierlo anche dentro la fornace normale, ma dovrebbe andare tranquillamente. Infatti lo sta sciogliendo. Forse hanno la stessa velocità, mi sono sbagliato. Mi sembra anche un po' più veloce questa a momenti. Voilà, e abbiamo un lingotto di ferro. La differenza che adesso ho notato è che se sciogliamo con la fornace elettrica rispetto alla fornace tradizionale, la fornace tradizionale ci dà l'esperienza, come sempre fa, mentre questa qui elettrica non ci dà l'esperienza. Comunque, in entrambi i casi si può sciogliere con le fornaci varie, questa è sta descrizione vostra. Differenza ovviamente che se abbiamo la batteria carica con altri generatori ci conviene sciogliere col generatore, con la fornace elettrica. Bene ragazzi, allora quindi abbiamo visto come purificare per bene i materiali grezzi e per prenderne il più possibile da utilizzare. Quindi in questo caso da uno di ferro grezzo ne abbiamo ricevuto due lingotti. Ovviamente non credo che ci siano delle purificazioni maggiori a due dust per ogni
mi sfuggono le parole. Per ogni materiale, e addirittura questo materiale, questo attrezzo per dimostrarvi che non è, diciamo, uno sdoppiatore, tra virgolette, esistono dei dust sporchi, sempre tra virgolette, che vengono purificati nell'enrichment chamber e quindi viene dato un dust solo, quindi da un dust sporco si ottiene un dust pulito. Adesso queste qua sono cose che se andranno più avanti, non voglio confondervi. Nella prossima puntata sicuramente faremo un generatore diverso da questo qui a carbone che mi ha già stufato, visto che ogni volta deve scaldarsi e bruciare del materiale inutile. E niente, per questa puntata credo che abbiamo fatto qualcosa di interessante e ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti, ragazzi!